Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte e vaffanmocca Konami, saluto tutti e non saluto nessuno oggi, come sempre, quando mi girano i coglioni o quando sto un po' depresso o quando ho i cazzi per la testa. Non saluto nessuno, andiamo avanti. Oggi è martedì, avrò chissà classifica e football. Ok, come comunicati, scadenze, guarda i squalificati. Vabbè, non me ne fotte un cazzo a me. Il 21 luglio. Ah. Accordo al buio, una volta installato, vaffanculo. Minchia, 17. Oh. Raga, perché devo essere veloce. Non so, io prendo tutto, vai. Quanto arriviamo qua? 618.000 GP. Oh, ma non mi dai mai un cazzo. Andiamo qui. Andiamo qui. Madonna, mi 10. Ma pure voi avete tutti questi. Pom! Ok, quindi obiettivi manco conta da 5, vabbè, ok, 20.000 GP. E cioè, si può fare ancora. Poi qui. Pom! Ok. Andiamo qui. Pom! Ok. Ma dammi 10.000, 10.000. No, raga, devo fare una cosa. No, non si può fare. Avevo questi ancora con un attimo, raga, un attimo. No. Volevo fare una cosa veloce. Come impossibile con monete di football. Oh. Quindi qui si è bloccato tutto. Mannaggia la muerte che dà a chiappa da mamma, mannaggia. Che è successo? Che è successo? Ieri dissi una cosa non corretta, ragazzi. Erano qui, ecco, qui 22 giorni, 22 giorni, 29 giorni. Questo termine 29 giorni e questo termine tra 22 giorni. Raga, ma questo è quello che ho acquistato poi. Boh. Scusa, option. Si è verificato un codice errore? Impossibile acquistare. Ma che cazzo ha combinato Konami? Ma sei seria? Cioè, non me ne fotti un cazzo a me, ma sei seria? Mo? Voglio Schmeichel, faccio l'esempio, giusto? Madonna, sti contratti mirati, madonna me. Quel CC lo devo provare, raga. Allora, io voglio comprare lui. Vediamo. Impossibile gaggiare monete insufficienti. Ok, quindi. Quindi. Ragazzi, ma vi rendete conto? Quindi. No, vabbè, dai. Va bene. Non si possono acquistare monete. Ma che è successo? Su negozio. Per acquistare monete.
Vai a fare in culo, Conan. Vai a fare in culo. E vai a fare in culo. Com'è? Vai a fare in culo. Non lo senti? Vai a fare in culo. Ma non ho. Ma vai a fare in culo. Ma io. Vai a fare in culo. Questa volta non mi frichi. Madonna, devo stare a 6. Vabbè. Che sa Voldemort freak Konami. Non ho visto l'avversario. Ieri non funzionava il quadrato, il tiro in porta, non funzionava il pallonetto. Oggi non funziona l'acquisto delle monete, che non dovevo acquistare, dovevo vedere una cosa, verificare una cosa. Boh. Allora, Kanté cura la moneta da tanto. Mettiamo lui. Minchia Peugeot. Madonna, ma che è che va lento? Metto a posto su. Ronaldo sta male e li metto, vabbè. Quindi facciamo come ieri avevo deciso. Mettiamo difensivo. Maldini. Difensivo Casemiro. Contropiede Mbappé e contropiede di Bar. Ok. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul Che mi fai il palcoscenico lancio? e non ci resta che assistere insieme a questi 90 Ah minuti di no, spettacolo. madonna mia. Lo Questo c'è lo spettacolo che offrono le due squadrone, curve è a dir poco eccezionale. eh. Non ho visto neanche Si porta la divisione, eh. vecchia signora del calcio italiano, Allora, non viene mai via. cominciamo, palla a me, palla a te, vediamo. L'arbitro ha già dato via al cronometro.
E sì, tomba Alberto Tomba. Madonna, iniziamo queste cose qua. È un centrocampista difensivo, arcigno, ma ha una tecnica encomiabile e può impostare lui stesso. Questo mi tira con cambio, buonio. Anche grazie a tanti palloni che recupera, non a caso i francesi lo hanno soprannominato la piovra. Intervento difensivo, madonna mia. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Vai con cross alla chita, è morto. Diretto avversario. E che, ma che cos'è che si impappina? Anticipa bene, intercetta la rimessa. Mbappé allarga il gioco a destra. Se ne va. Dybala gonfia la rete. Peccato. La potevi prendere, scusami, peccato. No, ma sta cosa che non mi fa acquistare le monete, boh. E la madonna! E che cazzo, un gol so fatto! Si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Vabbè. Vabbè, meglio che sì. Vabbè, sarà nuovo, sarà vecchio, sarà Ferguson, bitch. Questo lo so che piace al Dot, te la dedico Dot. Vabbè, dai, e dai, oh! Questa era una PS5. Mica, però non trovo l'avversario, raga, ma veramente. Divisione 5. Ma vedete quando ci metto a caricare una cosa qua? Vediamo, giallo sta 1 e 2, vediamo questo. Mobilità avversa, no? Vabbè, dai, andiamo così. 2, vabbè, 5, 6, 7, 8, 9, mamma mia, quanto ci mette a caricare, madonna. Tutti a palla sta. Vediamo lui. Ah, giochiamo a specchio. Aia. E sapete che a me giocare a specchio non mi piace. Minchia Pujol, lo metto. Giochiamo così. Giochiamo a specchio. Giochiamo a specchio. Queste due. Mbappé a palla. Da Ronaldo dopo mettiamo. Allora. Difensivo. Maldini. Contropiede. Mbappé. Andiamo là.
ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico. Non so se italiano. Non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Si sta bene. Palla a me. Gol. È Corials, madonna mia. Non mi fa, guarda, mo fa vedere play. No, ragazzi. Ma che replay fai vedere, scusami. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. Poteva fare sicuramente meglio, non un gran cross. Babbo. Usciamo palla a piede, vediamo e come prendiamo il gol subito. Bello, bello scambio ragazzi, bello, bello scambio di 1-2 alla grande. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati. Ma raga, era Mbappé la palla, ma come cazzo? Gliel'ho spezzato la gamba? No, prendiamo il gol, dai. Ottimo passaggio, deve dire. Esci. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Ci prova con un passaggio filtrante. Non è stato servito bene qui. Dybala. C'è tiro. Che gol, Lu. Un gol magnifico. Ma questo Pedrino lo devo chiamare. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata. Vieira, ma tutti Vieira c'hanno. Kick off. No, ti è andata male, peccato. Il Manchester United dal calcio di punizione. Scusa, chi è fallo? Ah, oh, che cazzo ti avanti sta? Gli butto sulla bandierina, no? Ok, proprio là è andato. Oh, ma non le becco mai una di testa, oh. Indotti in errore, interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Che anticipo, sembra quasi prevedibile. E che si fende, ma? Che cazzo guardi? Ottima scelta di tempo. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Pedri. Come svinchiato il gioco, raga. Come svinchiato il gioco. Ma la dà al centro per forza. Sì, proprio al centro l'ha dato. Cioè, questo fa i cazzi suoi con Becca. Beh, vabbè, vai. No. Vabbè, ah. Quello si imbuca. Pedri. Opportunità di ripartire. Pedri. Il Mananguè. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Vabbè. Pedri. Qui può partire il contropiede. Lì da Natsuki Gio. Ma che è andato. E va che sei partito. Ma perché tre orpe dalla palla? Vai che è partito. E che cazzo, senza tiro sensazione, va a fango, Mbappé fino a me, ecco come lo devo mettere questo, contropiede. E non è come gli altri pensi, qua bisogna dare conto, e stati là, non di nuovo, Gigione, non è nulla, ciuccio sei, ciuccio eri e ciuccio rimarrai per me. Mamma mia, sotto uniche. Andiamo, è partito, il Mananguè. Mi ricordate lì il Mananguè, raga? Peccato che non si possono fare magliette ancora. Son Heung-min. Pallone interessante in verticale. Vabbè. Frankie de Jong. Ok, usciamo. No! Ma come cazzo è uscito quello? Ma come cazzo la dai la palla? Vediamo, parte di Dybala. Sì che è partito. Dybala con una buona possibilità. Sì che è partito. The Mask. Mannaggia a te. Ti auguro il meglio comunque alla Roma, dai, l'importante è che non sei andato dai prescritti. Magnifico.
con tutto il rispetto per i miei follower, i deristi, non ve la prendete a male, io ho un fratello interista, quindi quello, la Matti quasi sveglia, non è che dice buongiorno, vedi pubblicate le cose contro la Juve, lui non è interista, è anche juventino proprio dalla nascita. Boh, frustrati, siete frustrati, una massa di frustrati. Gol! È giusto, peccato, peccato, è giusto, è giusto. Peccato, peccato, è giusto, è giusto. Peccato, peccato. È giusto, è giusto. Madonna, ci fa scatto, ma è retrocedete un po' giù. Vediamo quello sta solo a destra, vediamo. Ok. Maldini. Ok, ragioniamo. Mbappé. Il pallone per Neymar. Niente, raga, l'1-2 non si può fare con Neymar e Mbappé. Vabbè. Vai che scende quello. Attenzione che scende, attenzione che scende, attenzione che scende, attenzione che scende. Passaggio di ritorno. Grazie. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Passaggio forse era un po' telefonato. Vai. Peccato se andava, raga, quello è il quarto gol. Al 100%. Ma infatti ci teniamo il 3-1. Azzo, l'ultimo il tiro al pallone. E trova il compagno. Beckham, Alisson dice di no. Hanno ridotto lo svantaggio. Mannaggia la murta di Conano, Alena, così incredibile. Ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere è sempre più degli altri. È così il gioco, raga. È così il gioco. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Cercano l'azione veloce. Ah, non è fallo quello. Va benissimo. Va bene. Vabbè, vabbè, è giusto, è giusto. Peccato, no. Sia a centrocampo che nel reparto offensivo. Se al rientro dagli spogliatoi riusciranno a continuare su questi binari, il risultato finale potrà essere uno solo, Fabio. Mo' si prende tutto il tempo, vabbè, patapim, patapam. Tutto però ancora possibile. Vabbò. Sì. Va bene. No, eh? Va bene. Possiamo giocare? No, eh? Io volevo vedere Modelit quanto vale nel Bayern Monaco. Voglio proprio vedere. Minchia, due tappe giù ha messo questo. Si riparte per il secondo. Neymar scavalca la difesa con un pallonetto. Cristiano Ronaldo. Mo. Basta che l'età di un centesimo. Come cazzo è allagato? Occasione per il contropiede. Vede lo. Ma perché? Cerca la profondità. Traversone in arrivo. Vabbè. Provano a partire in velocità. Pedri. Il pallone per Neymar. Ottimo. Vabbè. Senso della posizione. Pericolo sventato. Vieira. Addirittura, e ci è, Torito, ma manda tu di prima, ai, bello! Gol! Bandi che sta la cosa, la chita è morta. Paolo Dybala, Mbappé. Allora, mi sparti, che fanno gli odemo, Mbappé così, vediamo. Eh no. Occhio al traversone. No. Vediamo la chita è morto. No. Ma come cazzo è col quadrato? E tira la chita è morto, mi fa sta cosa. No, vabbè. Non era facile. Ma quando la conclusione così va dentro, diventa un eurogol. Peccato. Tiro base, raga, io c'ho tiro base. Oh. Basta, non vedo più uno. Basta. L'allenatore di
decide che è il momento di inserire forze fresche. Una sostituzione come i vecchi tempi, dai. Sicuramente qualcosa in più là davanti. Pedri. Ancora il paesante quel quell'obiettivo là sopra. Oh, che ha fatto? Dai, raga, ma non fischia un fallo sto gioco, dai. Ma come cazzo è? Me l'ha scaraventato giù. Ma guarda. Vai, 3 a 3, vai. Oh, peccato. Dai, a fare il fallo, dai. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. A questo punto sarebbe inutile essere intervento fuori tempo, calcio di punizione. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Ah, vabbè, ma io ma non può fare quello che dico. Holland, è giunto il momento tuo, dai. Ok. Vediamo. Substitutions taking place. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge sicuramente. E si ferma? Ma perché si ferma? Ma perché ti fermi? Voglio 3 a 0, one your prime team, one your, ma di ci stiamo a parlare? 3 a 0, prima volta è questa, la vado a perdere, fidatevi, qua, 3 a 3. Pronto, il portiere ci mette del suo per evitare il gol. E c'è la rete. Il Celtic non si dà per vinto. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Difesa davvero. Che cazzo devo commentare, raga? Guardate qua. Qua ciuccio lui. Prende Pujol e dice: ma io te la ridò la palla. Vabbè. E hanno completamente riaperto la gara. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Va bene. Va bene. La vado a perdere, fidatevi. La vado a perdere. Ma che è? Ma che sta succedendo, Manu? E che fai, mo? Ma ci diamo la svegliata! Ma che cos'è che stai facendo? Ma che cazzo è, Manu? Sti parassiti, questa connessione di merda, oh. L'allenatore non può essere niente, certo, felice di questo passaggio. La scaglia è il più lontano possibile. Madonna mia. Ma è possibile che non ho il controllo di una partita io, raga? Oh, ma guarda! Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto. Ma, reattivo, ma... avanza deciso. Son. Ma dove cazzo me li andate? Ma porca troia il secondo tempo! Porca troia! Chissà che cazzo ha combinato. Could fig the scass. Ma guarda, passaggio forse era un po' telefonato, ma resta. Mbappé.
creato una buona occasione da gol. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in avanti. Questo che non salta mi viene da ridere. La mette in avanti. Dybala. Ottima progressione, palla al piede. Sceglie di andare per vie verticali. Interrompe l'azione che poteva diventare pericolosa. Oh, salt! La difesa può tirare. E gli arriva lui! Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Ma è tremendo, ma è balla blocciolo, vai, chi ghiò. Guarda com'è lento, ripartine. C'è spazio, occhio. Dai, raga, dai, ma dai, ma dai. Ma vaffanculo, la spezz, raga. Si proiettano in avanti quando manca ormai... Oh! Che cosa? Si fanno aspettare. Cross telecomandato e colpo di testa preciso, semplice ed efficace. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Il Manchester United al calcio di punizione. Bel tocco in avanti. L'arbitro dichiara che è arrivato l'epilogo del match. Erano in vantaggio, si sono lasciati raggiungere e superare. Come se avessero smesso di lottare su ogni pallone. L'allenatore dovrà lavorare su queste amnesie. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Per vincere bisogna saper lottare e mantenere alta la concentrazione dal primo al novantesimo. Anzi, 95esimo. Questa squadra evidentemente non ha saputo farlo e torna a casa con una sconfitta.